Adesso superiamo questa marmaglia di ciclisti. Beh, non ho parole, guardate, non ho parole. Ragazzi, buongiorno e buona domenica 24 ottobre 2021. Sono circa le 8:10, ci sono 9 gradi. La visibilità è ottima, per fortuna, a differenza di ieri, dove, ahimè, la visibilità era molto scarsa a causa della nebbia. La prima sosta che faremo sarà il benzinaio e poi da lì puntiamo verso Bergamo. Siamo arrivati in gioielleria, ragazzi. Adesso si fa benzina. Io ho visto una bella locandina su Facebook in cui c'era un ragazzo che ironicamente postava una foto dicendo: non è da me fare lo sborone e postare viaggi costosi, ma stavolta non posso fare a meno. Aveva messo la foto di mentre faceva benzina. Effettivamente la benzina sta raggiungendo pezzi folli, come tutte le materie prime. Vabbè, detto ciò, facciamo benzina e proseguiamo. Il tempo, come vedete, sta migliorando, c'è un azzurrino che non è niente male. Siamo in A4 all'altezza quasi di Capriate, mancano circa 3 km a Capriate. Abbiamo sorpassato in maniera abbastanza veloce e snella, complice anche probabilmente l'orario, la tangenziale, e poi ci siamo tuffati in autostrada. Faremo un piccolo tratto di circa 25 km di autostrada fino all'altezza di Bergamo, poi da Bergamo proseguiamo su strade provinciali e strade statali. È il primo punto che mi piacerebbe visitare oggi, sperando di raggiungerlo, è una panchina gigante. È una panchina gigante con una bella vista sul lago, ma non vi anticipo nulla, lo vedremo strada facendo. E in men che non si dica, siamo arrivati a Bergamo. Adesso prendiamo la barriera, usciamo, e se lungo la strada ci fosse, e sicuramente c'è, qualche autolavaggio, ne approfitterei per togliere tutta la sporcizia che è rimasta sulla moto dallo scorso weekend, quando siamo stati alle Cave di Marmo. Lungo la strada che stiamo percorrendo c'è un autolavaggio a circa 3 km. Se non c'è coda, non c'è movimento, mi fermo, prendo qualche gettone e do una lavata alla moto, perlomeno per togliere tutta la polvere di marmo che è rimasta attaccata sulla moto, perché fondamentalmente quando il marmo viene tagliato fa tipo un borotalco che inevitabilmente si deposita a terra, e complice l'acqua che viene utilizzata per tagliarlo crea del fango che, una volta asciutto, praticamente la moto è bianca. Adesso ve la farò vedere, ma adesso qui dovrebbe esserci un autolavaggio qui vicino, vediamo com'è. Eccoci arrivati all'autolavaggio, adesso ci troviamo una postazione e laviamo la moto. Ok, ci compriamo qualche gettoncino. Posizione in cui si presenta la moto, guardate che cosa lascia la polvere di marmo, è decisamente sporca. Allora ne approfittiamo per dargli una pulita. Ho preso i gettoni e si va. Gli diamo un altro po' di schiuma attiva, qual è? 2 sempre. Ok, ha ripreso già un'altra cera, diciamo così. Poi non sarà sicuramente pulita, ma se non altro già tolto il grosso. Moto lavata, adesso proseguo verso Big Bench. Sono a circa una quarantina di chilometri, qui vedete qualche chilometro in più, perché in realtà alla fine della tappa la faccio finire in un altro punto, che sarà un altro punto bello panoramico, un bel posto di montagna sopra i 1000 metri, una località sciistica della zona, non molto distante dalla Big Bench.
uscendo da Seriate, dove c'è un po' di traffico perché c'era anche il mercato, ho dovuto fare un po' di deviazioni, insomma sono le 10:20, ovviamente il traffico è anche qui aumentato. Sto percorrendo la Val Camonica, c'è traffico e il meteo sta un po' cambiando, c'è un po' di foschia davanti a me, quindi il sole che c'era fino a poco fa, il sole, insomma il sereno che si intravedeva fino a poco fa, inizia a essere un flebile ricordo. Però tutto sommato non si sta male, sono 13 gradi. Tra l'altro lungo la Val Camonica è pieno zeppo di auto velox. Quelli alla nostra destra, che adesso sono coperti dalle nuvole, sono i colli di San Fermo, dove mi piacerebbe ripassare al ritorno. Siamo in località Spinone al Lago, alla nostra destra c'è il lago di Endine e davanti a noi le nuvole si stanno diradando e stanno lasciando spazio ad un bell'azzurro, non so se lo vedete, ma credo di sì. I colori dell'autunno sono letteralmente fantastici, dal giallo al rosso, il verde, marrone. E questo è il lago. Credo che voi lo vediate. Vediamo, faremo anche una pausa magari tra un po' sul lago. Eccolo qua. Lago di Endine. È uno specchio d'acqua, completamente immobile. Ci sono delle barchette di pescatori in mezzo al lago. Diversi ciclisti lungo la strada, insomma un bell'ambientino. Questo è il contesto che c'è sul lago. Il lago, come vedete, è uno specchio d'acqua, non si muove nulla proprio. Si sentono dall'altra parte delle moto che passano, dei pescatori, il cielo che sta migliorando. Noi andiamo esattamente in quella direzione. Siamo a circa 24-25 km dalla panchina, da dove inizierà la camminata per arrivare alla panchina. Adesso si torna in sella e si va. Con il sole è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia, colori accesi, autunnali, lago fantastico, traffico scorrevole e velocità moderata, limiti bassi, molto bassi, in alcuni punti c'è 70, in altri la maggior parte 50. Adesso abbiamo lasciato la strada principale e puntiamo verso Rogno. Rogno è la località dove troveremo la Big Bench blu. Dovremmo trovare un parcheggio, dovrebbe esserci, e poi da lì ci attende una bella camminatina di 20-30 minuti, avevo letto da qualche parte su internet. Intanto è una bellissima giornata, c'è il sole, quindi questo aiuta sicuramente il morale. Stiamo arrampicando verso Rogno, la strada è carina, molto bella. Beh, rispetto a quella che abbiamo fatto adesso, che era tutta dritta, se non altro qualche curvetta la vediamo. Dovremmo essere non distanti dal parcheggio, dove, stando ai calcoli che ho fatto, dovrebbe starmi tutto dentro le due borse laterali. Ci dovrebbe stare il casco, insieme a tutto l'altro ambaradan che ho. Ragazzi, lì c'è il lago di Endine. Qui ho parcheggiato la moto e da qui si inizia a camminare. A guardia del GS lascio questo pony. Si lascia la strada principale e si prosegue di qua. Non sembra, ma è bella dritto. È circa un chilometro a piedi da fare. In questo momento è leggermente più in piano il percorso, ma i primi metri, i primi 500-600 metri è veramente dritta. Infatti lungo la strada mi sono fermato per svestirmi perché fa veramente caldo. Per fortuna che c'è il sole. Questo è il percorso. Sali di là. Il sentiero si chiama Sentiero dei Castagneti. Non a caso siamo immersi in mezzo alle castagne. Adesso, dopo un falso piano, si è rifatto particolarmente dritto in salita, ragazzi. Avevo letto che era dritto, non mi aspettavo così. Ragazzi, questa è la location dove sorge la panchina gigante. Quello davanti a voi è il lago di Endine e la panchina è esattamente qui. La vedete?
una vista molto molto bella. Adesso così dovreste vedermi. La panchina sorge in un posto veramente fantastico. I sacrifici per arrivare in questo punto sono ampiamente ripagati dalla vista. Complice probabilmente anche la giornata. Adesso in questo momento voi siete un po' contro luce, ma vi posso garantire che è molto 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 bella. Foto fatte, video fatto, si torna verso la moto. Adesso diciamo che è un po' più semplice visto che andiamo in discesa. Guardate che pendenza che ha. Ed ecco svelato il motivo perché si chiama il sentiero dei castagneti. Praticamente siamo immersi nei castagni. Lasciamo Rogno e puntiamo Monte Campione. E c'è anche sempre il sole, la temperatura è salita a 14 gradi e mezzo e si sta letteralmente divinamente. Addirittura ho aperto qualche presa d'aria perché insomma dopo la camminata soprattutto mi sono particolarmente accaldato, perché la camminata che va sulla panchina non è impegnativa, ma certamente è fatta con gli abiti da moto, dove stamattina quando sono partito la temperatura era più fresca di adesso, quindi mi ero coperto. Fare quella salita e ti scaldi inevitabilmente, quindi adesso sto cercando di sbollire aprendo un po' di prese d'aria, aspettando di riportarmi alla temperatura ideale. Adesso giriamo verso sinistra e il Monte Campione dovrebbe essere a una quindicina di chilometri da qui. Si va. Guardate che giornata. Un cielo azzurrissimo, chi l'avrebbe mai detto a vedere come se l'ha messo stamattina? Su alcuni monti c'è già la neve e qui lasciamo la provincia di Bergamo ed entriamo in quella di Brescia. Quella di Bergamo rientreremo più tardi. Quello davanti a noi è il Passo del Tonale. Lasciamo la Val Camonica e iniziamo a salire verso Monte Campione. Qui prendiamo lo svincolo a destra. Non sono mai stato a Monte Campione, ho visto alcune foto che mi hanno spinto a scegliere questa meta. Si sale per Monte Campione. Il pirata, grande pirata. Ogni volta che vedo dei video, dei reportage su Marco Pantani è veramente emozionante, perché sui passi non ce n'era per nessuno, aveva una marcia in più, era veramente un fenomeno, aveva un motorino anziché le gambe, scalava dove gli altri annaspavano, lì vedeva rosso, vedeva come il toro, cioè pazzesco, veramente un grande campione. E qui lungo questa strada, se non vado errato, ci dovrebbero essere più riferimenti a lui, più murales, più scritte. D'altronde, se hanno dedicato una statua insieme a sto monte a lui, un motivo c'è. Monte Campione è una località sciistica della zona. Infatti la statua, se non ho visto male cercando un po' su internet, dovrebbe essere proprio sulla strada che termina poco prima delle piste da sci. Dovrebbe essere posizionata lì. Primo tornante, secondo tornante, terzo tornante, quattordicesimo tornante. La strada è molto carina, non da correre ma messa bene. Chilometri all'arrivo, guardate che colori che ci sono, fantastico. Siamo a un'altezza di 990 metri, arriveremo su con oltre i 1000. Guardate che giallo che c'è, ecco questo è Monte Campione. E adesso andiamo a trovare la statua del campione. Su Marco Pantani se ne sono dette tante, la realtà è che è il numero uno. Non credo nel suicidio di Marco. Ci sono troppe incongruenze, da come l'hanno trovato a tante altre cose che
Non so se seguite voi Quarto Grado, ogni tanto lo vedo ed è effettivamente molto misteriosa la morte di Marco. Sicuramente io sono dalla parte della famiglia che non crede minimamente al suicidio. Qui c'è un laghetto con relativo bar ristoro. Ristoro che noi non faremo in qualche struttura perché come sempre abbiamo pranzo a bordo. E ieri sera Cinzia ha fatto la pizza, come spesso facciamo il sabato. Ne è avanzata un po', mi sono portato un po' di pizza. L'acqua ce l'ho, altrimenti l'acqua si recupera in qualche fontanella, ma ce l'ho. La temperatura non è calda da farla scaldare. Falso allarme, ragazzi, non è lì dove avevo immaginato io che fosse. Qui siamo a quota 1200 e la temperatura è già scesa a 6 gradi. Invece la strada di Marco è stata posizionata a 1800, quindi è ancora più in alto. Quindi proseguo sulla strada, non è bellissima, lo sapevo. Semmai ce ne fosse il dubbio, ci sono anche i cartelli che avvisano. È disconnessa, ma non ce ne frega nulla perché tanto si va piano e ci si gode posti e paesaggi e fa fresco. Guarda che va, quando arrivo sopra poi vedo se mettermi qualcosa sotto o rimanere così, visto che comunque poi tornerò in giù, che poi da 1800 ritorno dalle parti di Lovere, costeggerò il lago, ma non vi anticipo nulla perché sennò è una fregatura. Godiamoci la salita a 1800. Traffico pressoché assente. Piano, altrimenti i cerchi non li riportiamo a casa. Particolarmente viscido a terra. L'asfalto è liscio e bagnato. Sono zone d'ombra. Insomma. Marco Pantani. È pieno di riferimenti a lui lungo la strada. Murales. E colori bianco e nero, solo che devo tenere d'occhio la strada, perché la strada, credetemi, sono a 4-5 km dalla vetta e qui è nulla, credetemi, ci sono proprio delle voragini. Guardate qua, guardate qui cos'è sotto, proprio è peggio ancora, e quindi bisogna stare con gli occhi aperti per non finirci dentro. Vedete, murales a gogo per il mitico Marco. Guardate qua, positivi al luppolo, Pantani vive. Ha lasciato un segno forte Marco, in tanti. Io non sono amante del ciclismo, ma quando vedo degli speciali su di lui e come fai a non emozionarti, Marco Pantani? Quando gli altri andavano a 5 all'ora, lui andava a 20, a 30, cioè era un altro pianeta, era un'altra vana marcia in più. Faceva un altro sport. Tanto si sale e la temperatura scende qua. In alcuni tratti è stato rifatto, l'asfalto infatti è perfetto, in altri no. Le nuvole, vedete come sono basse qui? Chissà sopra cosa ci attenderà. Siamo a 1850 metri e questa è la statua di Pantani. Siamo in mezzo alle nuvole, come potete vedere. Gli ultimi metri praticamente siamo stati letteralmente immersi nella nebbia. Nel frattempo la nebbia sta lasciando spazio all'azzurro, sta spuntando il sole e questa è la statua di Marco Pantani. Statua che è stata appoggiata qui tramite un elicottero, è stata messa e inaugurata giugno 2021. Sono sulle piste da sci a 1800 metri e alle mie spalle c'è la statua del campione di Marco. Per fortuna il sole sta prendendo il sopravvento sulle nuvole, si sta aprendo tutto e la temperatura si sta alzando. Da qui tornerò verso Lovere e da Lovere faremo una bella strada lungo lago. Nel frattempo mi godo il sole. E adesso, dopo aver salutato Marco, la statua e visto Montecampione, ce ne torniamo in basso, dove la temperatura dovrebbe essere migliore, anche se con l'uscita del sole sinceramente si sta decisamente bene qua. Se rifaremo gli ultimi 3-4 km di strada pessima, qui come vedete c'è scritto Pantani nel cuore,
prima a salire vi garantisco che non c'era questa visibilità. La batteria si è scaricata un 700-800 metri prima di arrivare su, poi per non fermarmi lungo la strada l'ho rimessa, ho messo quella nuova in cima, però vi garantisco che quando sono salito qui la visibilità era molto scarsa. Col sole è un'altra cosa. Vedete, è pieno zeppo di riferimento, guardate qua, bello sto murales. E la strada meno bella invece. La strada è veramente rovinata, gli ultimi 4-5 km per arrivare a 1800 sono veramente disastrosi. Crateri, letteralmente crateri trovati. Soprattutto la corsia di destra, quella mentre si sale. Non che quella di sinistra sia messa meglio, ma la destra è veramente drammaticamente conciata. Guardate qua. Sono profonde queste buche qua. Quando vi dico quella di destra, guardate qua. Da 1800 siamo scesi già a quota 900 metri. Sono le 12:30, stiamo praticamente facendo il ritroso, la strada che abbiamo fatto prima a salire. La temperatura è salita da 4 gradi dove eravamo, oggi siamo a 10 gradi. Ragazzi, questo qui in alto è Monte Campione. Da Monte Campione 1800 siamo tornati in valle, siamo in Val Camonica, 200 metri circa, 210 metri circa d'altezza. Puntiamo verso l'Overe. Lì costeggeremo il lago e faremo un tratto di strada molto 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 bello. Lasciamo la provincia di Brescia e rientriamo nella provincia di Bergamo. Sono circa le 13, ci sono circa 15 gradi. Sono arrivato all'Overe. È un posto molto bello l'Overe, dove siamo già stati altre volte. Ed ogni volta che siamo arrivati qui c'è sempre stato vento, e vento c'è anche oggi. L'ultima volta con Cinzia ci sedemmo in una panchina qui, esattamente qui sulla sinistra, e ci bevemmo un caffè, e mi vorrei fermare ancora qui, e visto che è l'ora di pranzo mi mangio qualcosina e poi proseguiamo il giro. Adesso troviamo parcheggio in qualche posto, ci dovrebbero essere anche delle panchine più avanti. Guardate che vista che c'è qua, è veramente un posto carino. Di qua i posti, qui mi sembra più indicato che lì. Eccoci qua, sembra un buon posto. Alle mie spalle c'ho le panchine dove pranzerò. Sono circa le 13, sono all'Overe, c'è un discreto vento. Visto e considerato l'orario, ne approfitterei per pranzare. Sono a bordo lago, alle mie spalle c'è il parcheggio moto, quindi moto in vista, si pranza. Buon appetito. Ragazzi, lasciamo l'Overe e proseguiamo. La strada che ci aspetta, come vi dicevo, è molto panoramica. Vedrete che non vi pentirete, vi porterò in un posto molto molto carino. Ci siamo già stati, ma vale la pena di essere visto di nuovo. Peccato che siamo contro luce. La strada che faremo sarà molto bella. L'ultima volta con Cinzia mi sedetti qui, in queste panchine qui. Adesso superiamo questa marmaglia di ciclisti. Beh. Non ho parole, guardate, non ho parole. Comunque la strada che faremo, diciamo che è decisamente panoramica. Qui c'è un punto dove noi scendemmo e pranzammo bordo lago. Addirittura qui non prende il segnale neanche il drone, il GPS qui a volte se persino il navigatore perde il segnale, perché siamo troppo a ridosso della roccia. Ricordo che quando venimmo
qui era l'anno scorso, quindi volevo fare un volo col drone in questo punto dove ci fermeremo adesso, la baia di Bogne. Guardate qua che spettacolo, c'è un'insenatura bellissima con acqua fantastica. Non riuscii a fare alzare il drone perché il drone non prendeva il segnale GPS. Guardate qua che roba qui sotto che c'è. C'è questa baia che è veramente veramente bella. C'è un colore dell'acqua stupendo. Non sembra neanche di essere in Italia. E lì c'è tutta una passeggiata che si può fare costeggiando il lago. Noi adesso invece entreremo dentro. Noi mangiamo qui sotto con Cinzia, invece adesso con la moto entriamo in galleria. A piedi si può fare, c'è tutto un percorso che ti fa passare all'esterno di queste gallerie. Continuiamo a costeggiarci il lago di Iseo. Molto bella la strada, molto panoramica. Peccato i limiti di velocità estremamente bassi, 50, ed è cosparso, costellato di fotoread e velox. Però complice la giornata il panorama è veramente bello, molto bello. C'è questa strada che scorre veramente sul dorso di questa montagna, a cavallo del lago, veramente veramente bello. Per fortuna quel limite si è alzato un po'. E guardate qua come si vede bene la strada. Bel posto, bella strada. Lasciamo finalmente, aggiungerei, la strada lungo lago di Iseo, non perché sia poco bella, ma perché è piena zeppa di velox. Ultimamente era anche piena di traffico, quindi erano rallentamenti, code, e iniziano ad arrampicare sui colli di San Fermo. Quei colli che, se vi ricordate, all'inizio del video erano tutti quanti coperti dalle nuvole. Adesso le nuvole sono ancora, ma spero che quantomeno ci sia meno traffico del lungolago. E faremo anche una simpatica sosta lungo i colli, ma non vi anticipo nulla. Per fortuna su queste strade non c'è traffico. La carreggiata non è larghissima, di contro l'asfalto è buono e ci sono dei begli scorci. Non da correre, ma neanche da andare a passo d'uomo. Si riesce ad avere un bel passo. SP79. Adesso la prossima sosta che vorrei fare è un'altra panchina gigante. Stavolta dovrebbe essere di colore giallo. Temperatura 13-12 gradi. Siamo a 700 metri d'altezza per adesso. Adesso dal navigatore si vede abbastanza tortuosa la strada. Però è bella come vedete. Guardate questi alberi gialli, rossi, verdi, bellissimi, colori autunnali splendidi. E vi dirò, la strada è molto bella questa di Colli San Fermo, non l'avevo mai fatti. Veramente una bella strada, Sale dolcemente, ma l'asfalto è ottimo. Tra 1,6 km dovremmo essere al parcheggio che ci porta alla panchina gialla. Questi colori, io veramente, nuvole basse, questi colori sembra fatto apposta. Ieri disegnando il percorso ho detto, ma facciamo sto passo qua, facciamo queste strade qui, visto che comunque c'è anche la panchina, uniamo l'utile al dilettevole. Invece veramente veramente una bella stradina,
non da fare con il coltello tra i denti, ma a buon passo sì. Sono sui colli di San Fermo, circa 1200 metri, ci sono 6 gradi, aria freschina. Sto andando alla panchina gialla che si vede già dal parcheggio, non è molto distante. Ci sono delle nuvolette, cioè delle nuvole basse, altrimenti il cielo sarebbe sereno. Non credo di prendere pioggia, insomma. Peccato le nuvole basse perché la vista è notevole. Questa è la panchina gialla, la camminata per arrivare è molto semplice. Questa è la vista che c'è dalla panchina. Peccato le nuvole basse perché la vista è veramente tanta roba. Per arrivare sulla panchina gialla è molto più semplice di quella azzurra. La passeggiatina è di circa mezzo chilometro, particolarmente curato e ben asfaltato. La panchina è questa. Qui ci sono dei tavolini con descritte praticamente le montagne che ci sono davanti a noi. Adesso me ne torno verso la moto e poi puntiamo direttamente verso casa. Praticamente ridiscenderò sull'altra vallata, da lì punterò Bergamo, da Bergamo rientreremo in autostrada, rifaremo la strada che abbiamo fatto stamattina per venire su. Questo è il tratto che vi dicevo particolarmente levigato, quello giallo al centro, in maniera da poter spingere eventualmente carrozzine, passeggini o quant'altro. Ok ragazzi, adesso, dopo aver visto anche la panchina gialla, ridiscendiamo i colli dall'altro lato. I colli di San Fermo li facciamo dall'altro lato. Quindi adesso presumibilmente si andrà in discesa e torneremo nella vallata dove siamo passati questa mattina. Poi da lì Bergamo. Le cose che mi ero prefissato di vedere ieri mentre disegnavo il percorso sul navigatore le abbiamo viste tutte. Adesso non resta che tornare verso casa prima che faccia buio. Dovremo farcela. La strada è molto bella, mi ha sorpreso in positivo questo passo. Colli di San Fermo. Molto belli, molto, perlomeno il versante che ho appena fatto è bello, immagino che anche questo non sia da me. A vedere dall'altro la strada mi sembra ottima. Direi di sì. Tutto molto bello. Il navigatore è un serpentone o un twist che non finisce più. Colle di San Fermo è stata veramente una piacevole rivelazione. Ma infatti, non solo asfalto bello e strada bella, ma anche panorami veramente veramente suggestivi. E un'altra cosa, pendenza della discesa in questo momento è del 18%. Penso che dalla cam si percepisca il grado di pendenza della discesa. Siamo ancora 5-6 tornanti e arriviamo giù. Poi arriviamo in valle e la strada, ahimè, guarda qua sotto che cos'è, tornerà a essere un po' monotona. Per ora ci godiamo questi ultimi tornantini. Ci sono 10-15 tornanti uno dietro l'altro a scendere. Una volta disceso dai colli di San Fermo, sto facendo la strada che mi porta verso il passo di Colle Gallo, la strada che punta verso Albino. Ho scelto questa perché l'ho vista abbastanza curvosa, diciamo così, da Google, e allora ho detto vabbè, facciamo questa per riavvicinarci verso Bergamo. Scopriremo se sarà quella giusta, o meglio se la scelta si è rivelata giusta. Vediamo, il disegno su Garmin mi piace molto.
praticamente una curva dietro l'altra. Vedremo il fondo com'è. Direi che la strada è molto giusta. Passo del Gallo, direi che mi piace, strada azzeccata, anche la discesa non è male. Diciamo che delle strade di oggi le abbiamo azzeccate tutte, dai, andiamo così. In particolare i colli di San Fermo, ribadisco, mi sono estremamente piaciuti. Anche il passo del Gallo per chiudere la giornata non è male. Wow, gli asinelli. Belli, mi piacciono molto gli asini. Sarà che mi somigliano. Dopo il passo del Gallo, ragazzi, questa è la situazione. Sull'SP 35 sono diretto a Bergamo e c'è coda. Adesso in qualche maniera faremo, ma questa è la situazione. Sono circa le 16 e dopo non poca fatica e traffico sono arrivato a prendere l'autostrada a Bergamo. È un traffico veramente imbarazzante per il periodo, eh? Questa è la situazione, ragazzi. Madonna, la coda per prendere l'autostrada. È imbarazzante, veramente. Non ci credo. Non ci credo, guardate qua. Dopo il casello, questa è la direzione Milano. L'autostrada mi pare sgombra, qui probabilmente si è creato un po' di coda per via dell'immissione. Ce l'abbiamo fatta. Ci mettiamo in prima corsia, come sempre, e viaggiamo meglio della seconda, la terza e la quarta. Temperatura 18 gradi, oserei dire perfetto, un vento, un venticello c'è, che soffia, ma non ci lamentiamo, ci mancherebbe. Alla nostra sinistra il chilometro rosso di Brembo, San Brembo. 16.32, ragazzi, siamo in tangenziale all'altezza di Segrate, come vedete dal cartello, e c'è traffico. A fine giornata il contachilometri segnerà circa 330 km in più rispetto a quelli con cui siamo partiti stamattina. Il giro mi è piaciuto particolarmente, è stato un crescendo di emozioni, perché sembrava che il tempo fosse coperto, nuvolo, invece poi si è aperto. Tutto sommato il tempo è stato ottimo, certo in alcuni punti avremmo potuto evitare un po' di nebbia, ma tutto sommato è stato ben oltre le aspettative, sinceramente. A questo punto vi saluterei, e tanto adesso vi facciamo un pezzo tangenziale e poi altri ventina di chilometri provinciali e siamo a casa. Io vi saluterei, vi darei appuntamento al prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciateci un commento, un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, alla prossima.